Con il vicepresidente avezzanese Puglielli, insomma, una brutta battuta d'arresto, non tanto sotto l'aspetto del punteggio, ma anche della prestazione, vicepresidente. Ci si aspettava un po' di cattiveria agonistica in più al cospetto di uno squadrone. Sì, sicuramente, vista la partita di sabato contro l'Aquila e come abbiamo reagito diciamo, da fine del primo tempo e nei secondi 45 minuti, ci si aspettava molto, ma molto di più. D'altronde si è vista una squadra che fondamentalmente non ha recuperato la fatica di sabato, avendo anche dei cambi molto stretti. Abbiamo in campo c'era Spinola che era già uscito sabato acciaccato, abbiamo Pendenza che è così, Puglielli che teneva un risentimento muscolare, quindi alla fine quella fatica di sabato oggi l'abbiamo pagata. È vero che è mancata la grinta e quant'altro in mezzo al campo, cioè purtroppo manca, l'ho detto anche all'intervista di sabato, dove abbiamo delle lacune e purtroppo si vedono e ci sono, non ci possiamo nascondere. Faccio i complimenti al Chieti, che è una bellissima squadra, ben formata. Faccio i saluti a Paciarella, che è un ex avezzano, quindi a inizio stagione stava con noi, che ha tirato su veramente una bella squadra. Sicuramente ho visto meglio il Chieti che l'Aquila. Su questo sì, devo dire che ho visto molto meglio il Chieti che l'Aquila. Vicepresidente, però ora quale sarà il futuro? Non solo quello della ricostruzione per una nuova scalata, perché obiettivamente ora parlare di Serie D in questo momento, relativamente alla stagione in corso, è difficile. Ora cosa deve fare la società? Non solo per non buttare via, perché c'è anche la faccia da salvare questa stagione, ma per ricostruire la prossima. Guarda, per non buttare via la stagione cerchiamo di andare avanti il più possibile con la rosa che abbiamo, d'altronde quella che è di fare, diciamo, di fare più punti possibili, diciamo che domenica riposiamo, quindi cerchiamo di recuperare un po' di forze. Mercoledì andiamo a Lanciano, poi andiamo a Capistrello e cerchiamo di rialzarci con queste due partite. Per quanto riguarda l'ossatura del futuro, io penso che ci sono giovani che possiamo tranquillamente mantenere anche per la futura stagione. Cioè abbiamo dei buon, come ripeto, 2003, 2000, 2002, quindi partiamo da quell'ossatura, ma principalmente prima di parlare della stagione prossima dovremo parlare un po' tra di noi, capito? Un po' più di rispetto tra di noi e quant'altro, perché alla fine non si può fare così, all'avventura. In cronaca diretta, vicepresidente, è stato curioso il siparietto del presidente Paris, che ha abbandonato la tribuna opposta a quella centrale e ha attraversato tutto il terreno di gioco. Poi, ovviamente, richiamato dal direttore di gara. Mi sono permesso di dire in cronaca diretta: forse è un segnale che il presidente vuole lanciare ai suoi. Io sono qui, vi guardo e quello che avete fatto oggi non mi è piaciuto affatto. Beh, io invece lo ripeto un'altra cosa, questa è una mancanza di rispetto, cioè io al Presidente no, assolutamente non concepisco quello che ha fatto, quindi, perché per me ci Questa è sono. una notizia però, vicepresidente. Ma non è una notizia, è una questione di rispetto nei confronti dei giocatori che sono in mezzo al campo, del pubblico che c'è, cioè non puoi attraversare un campo durante una partita. Per me, perché io per me personalmente, per me la prima cosa è il rispetto, cioè manchi di rispetto un po' di là. Poi lui può stare incazzato, tutto, sente la partita 10 volte di me, è lui che tira fuori tutto quello che tira fuori e quant'altro con le sue risorse, con i suoi sacrifici, pienamente d'accordo. Aspetti il fischio di finale ed esci. Ha parlato col presidente dei minuti Assolutamente finali? no. No, Ma ci sarà rottura, no. perché questa è No, una no, dichiarazione no. forte, vicepresidente, insomma. Non è una rottura, non è niente, è una questione di rispetto, punto. È una questione di rispetto di tutti quanti, ma è solo quello. Cioè, che non concepisco io proprio come persona. Cioè, io sono così. Dice, il Il risultato va accettato, risultato va accettato i comportamenti devono essere perché le lacune le quelli sappiamo. consoni. Esatto, perché le lacune le sappiamo e i comportamenti devono essere quelli consoni. Poi, alla fine, quello è. Non è che stiamo qui a
a fare critiche su quello che ho dichiarato. Per me, personalmente, una mancanza un atteggiamento di che non condivide. No, allora, guardi, siccome ovviamente poi in diretta andiamo a mangiare insieme, ci vediamo tutti, certo, i giorni, certo. Ci siamo tutti i giorni. Però questa cosa non... Allora, guardi, visto che ha fatto ovviamente questa osservazione, visto che siamo in diretta, io direi di lasciarla nelle grinfie di Massimo Profeta e Giovanni Tontodonati per questa edizione in diretta di Sottoporta, perché insomma credo, Giovanni, che qualche spunto dalle dichiarazioni del vice Puglielli è arrivato fin lì. Lorenzo, se ci ricostruisci un po' l'accaduto, perché non tutti hanno seguito la gara in diretta, cioè quando è successo. Sì, allora guarda a fine primo tempo il presidente Paris ha abbandonato, diciamo così, la tribuna centrale e si è accomodato nella tribuna a metà partita, diciamo, ecco, ci corregge il vicepresidente. Metà secondo tempo ha abbandonato la tribuna centrale e si è accomodato nella tribuna vedendo le immagini. Di fronte. Sì. Okay. Abbiamo evidenziato questo atteggiamento durante la cronaca. Presidente, che poi qualche minuto prima della fine del match ha attraversato il campo di gioco per evidentemente recarsi negli spogliatoi ad attendere la propria squadra ed il proprio allenatore. Okay. Il direttore di gara se n'è accorto, ovviamente gioco fermato, un richiamo, non ho visto assolutamente cartellini, anche perché il presidente era fuori dalla distinta, ma credo ci sarà tra qualche giorno qualche richiamo ufficiale da parte della federazione. E qui il disappunto del vicepresidente Puglielli, che ovviamente non ha condiviso questo gesto di stizza da parte del suo evidentemente presidente. Nervoso ovviamente per l'andamento del match. Lorenzo, non c'è il presidente? Sì, Paris è andato. Sì, via, ha lasciato lo stadio. Guarda, io sto cercando, però il vicepresidente ora mi conferma che è andato via. Presidente, okay. Lei ha gli auricolari aperti, può tranquillamente correggere il sottoscritto nel momento in cui ci sono delle inesattezze. Appena attraversato il campo. Quindi è andato via dopo aver attraversato il campo. Quindi ecco, anche questa piccola polemica, non solo per la cocente sconfitta, ma per l'atteggiamento del presidente, che evidentemente non ha digerito affatto il punteggio, ma insomma, come ha detto il vicepresidente Puglielli qui ai nostri microfoni, un comportamento che evidentemente lo staff societario intero non ha condiviso. Giovanni, no, volevo chiedere, non ho condiviso, ecco. Il resto non lo so. No, io volevo solo chiedere una cosa Massimo velocemente al vicepresidente. Buonasera vicepresidente Puglielli. Ma buonasera. Per carità, è legittimo, lei ha espresso il suo disappunto per il comportamento e l'atteggiamento del presidente, ma questo secondo me può preludere a una rottura, perché se no lei va dal presidente, voglio dire, a microfoni spenti e gli dice: guarda, hai sbagliato. Cioè, per dirlo pubblicamente significa che forse c'è dell'altro, no? No, assolutamente. Se voi vedete le mie prime interviste fatte da quando sono arrivato in questa società, a inizio stagione ho sempre detto e ribadito che la prima cosa che deve essere fatto il rispetto. Io sono una persona molto che tiene molto al rispetto, quindi alla fine non c'è nessun tipo di polemica, è una cosa che, ma nessuna rottura, ci mancherebbe. Poi non sono una persona che lascia i cavalli a metà corsa, scendo dal cavallo e me ne vado. Uh-huh. Sono un fantino che la corsa la porta sempre alla fine. Perfetto. sia da primo che da ultimo che da quintultimo. Uh-huh. Quindi non c'è assolutamente nessun tipo di rottura, è solo una mia precisazione, perché mi ha dato fastidio, perché io sono un uomo di rispetto, purtroppo c'è un caratteraccio che delle volte mi riconosco, e se uno non rispetta me o gli altri che sono intorno, è così, lo devo dire, non posso tenermelo dentro. Quindi no, mi ha fatto una domanda Puglielli, apprezziamo i toni pacati, però evidentemente la delusione, forse anche per lo scarto un po' eccessivo, no? Tra una sconfitta un po' pesante ha probabilmente condizionato il comportamento del presidente Paris. Però io ricordo che prima della ripresa del campionato la società era stata chiara, no? Sì, l'Avezzano aveva detto che voleva puntare a fare il meglio, il massimo, però insomma c'era stato un ridimensionamento, o no? E questo lo avevate comunque ammesso. Sì, è venuto anche da voi a dirlo, sì, no? Sì, è venuto anche da voi a dirlo. Quindi se uno ridimensiona vuol dire che non puoi assolutamente competere. Cioè, se uno ridimensiona, come è venuto da voi prima dell'inizio del campionato, quella sera il presidente ha detto che era ridimensionato, come d'accordo con me, quindi giustamente se si ridimensiona bisogna far fede
sulle risorse e sui giocatori che tu ritieni opportuni in base a... Anche se la squadra resta una buona squadra, non è che stiamo parlando di una squadra scarsa. Assolutamente, io come ripeto e dico sempre, noi abbiamo i miglior fuori quota, i miglior giovani che ci sono nel mercato. Di eccellenza sicuramente, anche se di qualche cosina in Abruzzo. Solo Ica e Brachini, noi abbiamo evidentemente che... vicepresidente, lei si riferisce a Brachini e Ica, a 2003, ma, insomma, che fanno la differenza. A Ica mi riferisco, a Laguzzi a centrocampo che è un 2002, mi riferisco ai difensori centrali, mi riferisco a 2000, mi riferisco, cioè nel senso, vedi, noi abbiamo in difesa erano 97, 2000 2099, cioè, quindi nel senso loro avevano un 87, se non sbaglio un 85, quindi alla fine un uomo, l'uomo d'esperienza aiuta anche i ragazzi a crescere, capito? Però loro crescono da soli, diciamo che è così. L'ultima, quindi, l'ultima ripeto, curiosità, vicepresidente, siete un po' pentiti, siete un po' pentiti di aver attuato una mini rivoluzione, soprattutto a livello di conduzione tecnica, mi riferisco a Rullo e allo stesso Ciccorelli, no? A livello di direzione tecnica, siete un po' pentiti? In questa domanda mi avvalgo dalla facoltà di non io non faccio il giudice, però devo ammettere che insomma il vicepresidente è stato sincerissimo nelle sue dichiarazioni, anzi ci ha dato credo la notizia più importante tra virgolette di questa giornata non sportiva, che non ha condiviso quel quindi gesto non è, no, che sì, no, ma dico non era d'accordo, no, perché Giovanni ha toccato un tasto secondo me importante, significativo, quindi significa, se lei non risponde, che non era d'accordo. No, forse non rispondo, perché forse ero anche d'accordo su questa cosa. Che ne sa se la colpa è la mia. Va bene, l'importante Puglielli è che cioè quando uno si avvalla della facoltà di non rispondere bisogna vedere tutti e due i casi, o è colpevole o l'ultima per stemperare Puglielli, possiamo lanciare un messaggio ai tifosi dell'Avezzano che Avezzano ripartirà nella stagione 2021-22 per tornare in D, questo possiamo dirlo, sì? Ma sì, ma sicuramente. Io penso che il calcio, come si vede, cioè l'Aquila oggi è andata a Capistrello con la presunzione forse di andare a vincere 4-5-0, pareggiato al 92esimo, non so di preciso. Quindi secondo me le partite bisogna giocarle tutte, perché non c'è mai c'è la squadra forte, però come ci insegna il calcio, che la palla è tonda e tutti i risultati possono venire a galla in qualsiasi match. Quindi o la squadra è forte o non è forte, alla fine è quello. Prendiamo a livello professionista, quando si incontra la prima contro l'ultima sembra tutto facile, ma alla fine, cioè, il Milan con la partita con la Spezia ci ha quasi perso la Champions, quindi da quando ha perso con la Spezia, quindi diciamo che quindi è così, noi ce la batteremo sempre tutte le domeniche, il mister fa il suo lavoro, Gigi Ridolfi fa il suo lavoro, il presidente fa il suo lavoro, io faccio il mio lavoro e cercheremo di portare avanti il più possibile questa stagione. Sì, ma adesso lo chiamerà il presidente, adesso? No, subito dopo questa intervista chiamerà il presidente. Sì, adesso guarda, stacco il microfono e lo chiamo immediatamente. Grazie allora, grazie. Lorenzo, non so se hai altri ospiti oppure dobbiamo chiudere il collegamento. Te lo dico in presenza del vicepresidente Puglielli, non so se mister Torti vuole venire davanti ai nostri microfoni, mi confermano di no tranquillamente, basto senza nessun oggi, problema, oggi come dice il vicepresidente basta lui, capiamo questa decisione da parte del tecnico, evidentemente quel gesto ha lasciato un po' di ruggine in tutto l'ambiente, oltre al fatto che ovviamente il Chieti ha stravinto questo match, meritatamente, aggiunge sportivamente il vicepresidente. Giovanni, guarda, lo spogliatoio è quasi vuoto, siamo rimasti io, il vicepresidente, alcuni dirigenti e ovviamente i nostri tecnici, che voglio ringraziare, Calvano Coppa, Alberto Capo, Alceo Tontodanati che ha seguito la diretta in regia. Io direi di lasciarli liberi, non solo il vicepresidente ma anche i nostri tecnici, ovviamente sono qui pronto, ma difficilmente avrò ulteriori ospiti per farmi e farci raccontare quello che è successo oggi qui allo Stadio dei Marsi. Ti ridò la linea ricordandoti il risultato finale: il Chieti ha battuto 4-0 l'Avezzano in questa giornata forse decisiva, ma come tu ben sai, come sa anche Massimo Profeta, il campionato di eccellenza è talmente così complicato e difficile che
ogni sorpresa può essere dietro l'angolo. Io ringrazio nuovamente chi ci sta seguendo, il tempo di salutare il vicepresidente, ci faccia sapere vicepresidente gli sviluppi della serata o della telefonata, siamo qui ovviamente sempre pronti a raccontarla. Linea a te Giovanni e un saluto a Massimo Profeta. Buonasera a tutti, perché diretto e tranciante, diretto e tranciante. Grazie a Lorenzo Lignani, al vicepresidente della Avezzano Puglielli. Beh, insomma, alla fine quando si dice quello che si pensa, no, Massimo è sempre giusto, dai.